Vicepresidente, ha parlato di un lavoro di squadra che si è concluso e dal territorio sembra, almeno da questo incontro d'oggi, che sia percepita questa novità, questa nuova opportunità che ha il Piceno per rilanciarsi. Ma diciamo che il Piceno aspettava da tempo questa novità che è arrivata, era molto attesa, e lavoro di squadra sicuramente sì, nel senso che l'assessore Bora è l'assessore competente, quella che ha messo a disposizione anche le risorse umane. L'assessore Bravi è entrata in questo processo per tutto quello che riguarda la formazione, ci siamo comportate come una squadra davvero integrata, con il grande supporto del presidente Ceriscioli, e in poco tempo, perché in soli 2 anni abbiamo portato a casa un risultato che per il nostro territorio è importante per gli strumenti, è importante anche per le risorse, perché queste risorse sono un moltiplicatore.